Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Siamo qui oggi sulla seconda parte di The Elder Scrolls Online. Qui pronti per tornare carichi come mai, scusate, ma io sto registrando subito dopo il primo episodio, quindi ogni commento che avete fatto nel vecchio video non ho potuto leggerlo. Più che altro non è che non ho potuto leggerlo, l'avrò letto in quel momento, ma non posso applicare i vari consigli che mi avete dato perché lo sto registrando ora e il primo video ancora non è uscito. Perciò andiamo avanti e continuiamo questa nostra avventura qui in questo nuovo mondo, in questi nuovi luoghi. Non sono nuovi perché sono luoghi già esistenti negli altri The Elder Scrolls Online. Vabbè, continuiamo in The Tower of Ace. Ma non so neanche come si pronuncia occhio. Cioè, ma vi rendete conto? Io gli occhi e le parti del corpo le ho fatte in prima elementare. Non mi ricordo neanche come si dice piede. No, piede si dice, boh, non mi ricordo. Va bene. Distruggi un cold arbor. No, devo parlare con la nostra, mettiamo in prima persona, con la nostra bellissima Lyris. Altissima, più che altro. Come. The sentinels are at the top of those towers. We need to find a way up. Okay. Magical constructs created by Molag Bal to guide his vision in Cold Harbor. The sentinels are connected. If we destroy one, the others will be blinded. With any luck, that will buy us the time we need to free the prophet. Okay. I have no idea. Brute force? We'll find a way. We have to. Be ready for anything. I doubt Molag Bal left the sentinels unguarded. Let's go, andiamo. Infatti qui già potete capire, se non l'avete capito nell'altro video, il nemico è Molag Bal. Infatti la mia statua è di Molag Bal. Devo dire che l'Imperial Edition ancora non ho attivato i codici, perciò li attiverò. Spero che me li fanno attivare e quindi mi danno gli oggetti, anche se già ho iniziato una storia col personaggio. Altrimenti, se non me li danno, lo ricomincio un attimo per conto mio, con lo stesso personaggio e via, cerco di arrivare poi allo stesso punto in cui vi ho lasciato. Intanto questo è un giocatore, livello 3, come potete vedere ha qualche già abilità attivata, perché ha uno scudo, non è che ha uno scudo, ha un'armatura sul corpo. E sì, quello è un giocatore, anche questo è un giocatore. Sì, sono tutti giocatori, vabbè, a noi non ci interessa, anche questo è un altro giocatore livello 2. E già stiamo giocando online in mezzo ad altra gente e ho bisogno anch'io di abilità. Aspettate però, noi siamo saliti di livello nello scorso video, perciò dovremmo avere un punto skill. Infatti abbiamo uno skill points pronto da attivare. Allora, scelta difficile per me, ma penso di all'inizio di variare un po' con le abilità. Non concentrarmi solo sul ramo, però voglio iniziare con... più che altro andiamola a leggere. Dark Magic, infligge 37 danni magici al nemico e fa un knockdown, che non mi ricordo cosa vuol dire. Lo stun, no, non penso che sia uno stun. Lo stordisce, non lo so, vabbè, per 2 secondi. Poi abbiamo Daedric Summoning, vabbè, evocherà sicuramente qualcosa, sì, non mi interessa per ora. E poi abbiamo questa qui, dello Storm Culling, infligge 10 shock damage, danno elettrico, esplode. Cos'era? Esplode per un'aggiunta di 35 danni magici se il nemico ha il 20% in meno, il 20% del totale della sua vita entro 4 secondi. Quindi esplode poi, infliggendo ulteriori 7 danni agli nemici intorno ai 4 metri dal target. Cioè è una bestia sta cosa. Vai, prendiamola subito e... la utilizziamo con 1. Ce l'ha messa su 1. Vabbè, queste noi le cambieremo. Intanto qui possiamo prendere E. Oh, questo si è scordato. Prendiamo il nostro scudo. Ma lo possiamo applicare? Non penso. Vabbè, non lo applichiamo perché non ci interessa. Non voglio scudi, voglio soltanto uno scettro in mano. E proviamo la nostra abilità su questo personaggio. Allora, se scende entro i 4 secondi, se ci muoviamo, dovrebbe esplodere. Dovrebbe esplodere, ancora non è il 4%? No, aspetta, ci devo riuscire. Io sto morendo intanto. Sto morendo. Non devo morire? Ok, è morto. Sto morendo. Non facciamo brutte figure all'inizio. Non voglio fare brutte figure. Ma voglio capire bene
quant'è di quel nemico il 20%. Proviamoci, questo già lo stanno attaccando. C'è troppa gente online, voglio giocare da solo per un attimo, devo salire di livello. Proviamo un attimo a fargli perdere vita, lanciargli l'abilità quando... Ah, eccolo, proviamo ora. Ok, non ho visto nulla perché io inflitto danno con i danni, i primi 10 danni che infligge. Voglio fargli infliggere anche gli ulteriori, quant'era? 25-35 danni. Perciò proviamolo su questo. Un altro attacco, vai, fiamma. Fiamma, pulmine. No, non ci riesco. Non ci riesco, l'ammazzo prima. Oh, cos'è? Ho visto qualcosa. Oh, Cell, no, cos'è, aspettate. Inflige sempre 10 danni, però ha un valore aggiuntivo. Vendi al mercante per 125 Cells, tu lo vendi al mercante per 125 in più. Io lo equip proprio. Sono solo per il gusto di non avere quello iniziale. No, cos'è? Cos'è questo? Cosa fa? Ma cos'è? Cosa sta facendo? Madonna, ma che danno fa? Non so che tipo di danno fa, ma infligge almeno danno. Sì, infligge danno, assorbe secondo me. Ah, è di fuoco? Intanto lo Storming Culling cresce a 3. Quindi da quanto sto vedendo, se noi utilizziamo determinate, quindi incantesimi, noi aumentiamo, vediamo un attimo, il nostro albero. Infatti qua ci dice sblocca lo Storm Calling se arriviamo allo Storm Calling rango 4. Noi siamo a rango 3 e poi sblocchiamo subito questa. Ok, mi piace questa cosa, interessante. Poi andare a scoprire tutte le nostre abilità, ma non so bene cosa fa questa cosa. Secondo me assorbe vita. E non so se... Ah no, fa anche attacco singolo. Perciò avanziamo. M prima aveva detto che vedeva la mappa. Ah, possiamo andare qui per abbattere una torre, ma lì vedo una porta. Perciò dobbiamo andare prima per di qua. Aspettate, vediamo un attimo cosa esce. Oh, stivali? Stivali? Addirittura un armor 23. I nostri stupidi stivali ci danno soltanto uno. Cambiamoli subito, immediatamente. Andiamo su armor. E andiamo su, equipaggiamoli. Perfetto. Perfetto, l'abbiamo equipaggiati. Voglio anche trovare un come posso dire, avete visto? Avete visto la scarica che ha dato di elettricità appena la sua vita è scesa al di sotto? No, era del 20% del totale. E noi intanto farmiamo, cioè livelliamo. Se troviamo nemici, uccidiamoli perché mi serve esperienza. Eccolo, di nuovo. L'ha fatto un'altra volta. Un altro oggetto infligge 10 di danno. Lighting Staff. Bellissimo, sto trovando veramente tanti oggetti. Vediamolo un attimo. Sono curioso di vedere tutti questi oggetti. Ha meno valore, però voglio vedere come attacca. Mi piace quel cerchio, ma penso che questo sia un... Ah, proprio questo è fulmine, questo. Questo è fulmine, e il fulmine, visto che stiamo utilizzando abilità riguardanti le tempeste, penso che questo sia il più idoneo a noi. Il ritardo del mio cliccare al diciamo all'animazione è abbastanza, guardate. No, ora è a posto, quindi secondo me era un po' di lag. La voglio salire a livello 2, voglio prendere l'altra magia. Ah, un'altra cosa che voglio fare è vedere come in terza persona si nota l'animazione. Mi sa che dobbiamo andare di qui. Sì, sto andando per la strada giusta. Voglio vedere, scusate, stavo parlando, l'animazione ecco, dell'abilità. Ma dovrebbe fare... Sì, fa una sorta di fulmine, di tempesta, di nuvoletta sulla sua testa. Intanto level up. K, non so se aspettare il rango 4, che siamo quasi arrivati... Ah no, rango 2. Siamo quasi arrivati al rango 3. Questa cosa fa? Increscia l'armor e la magia resistenza? No. Ci serve un'altra magia, ci serve. E quindi andrò sul Crystal Shard. Ce lo metterà sul numero 2. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Proseguiamo. Corriamo. Giochiamocela un po' anche in terza persona, anche per vedere
il nostro personaggio, che devo dire che ha questi bracciali bellissimi, affascinanti, queste manette che lo rendono stupendo. Destroy, voglio vedere l'animazione però in prima persona gli distruggi. Così, tranquillamente assorbito, avrà assorbito la sua energia. Quindi tanto scheletri e un baule. Un iron, una mazza, ma a noi non interessa. La prendiamo, sicuramente la venderemo. E bene. Sì, perché qua dovremo anche esplorare. Perché questa zona, devo dire che è abbastanza grande. Un nemico. Proviamo subito l'abilità col 2. Mamma mia. Addirittura tutto questo danno infligge. Intanto Dark Magic cresce a 2. Va a rango 3. Magic Fury va a rango 3. Ok, avanziamo. Corriamo. Non so se continuare in questa zona. A livellare un po', oppure continuare ad andare avanti. No, ci sta il nostro compagno. Ok, morto. Mamma mia, l'ho fatto io tutto questo danno. È stato quello con la spada. Medico si chiama questo. Questo è italiano. Cioè si chiama medico. Ma non è. No, non è un giocatore questo. No, sì, sicuramente. No, quello al pet. Straordinario, al pet già. Già al pet, ma lo dovrei avere anch'io il pet però. Perché io ho avuto l'accesso anticipato e c'era scritto che se inserivo quel codice avevo il pet. Ma non ne vedo l'abilità. Poi se è, scrivetemelo in un commento. Vabbè, avanziamo perché voi sicuramente volete vedere il gioco. Un calling. Oh, altri stivali? Fit, medium armor. No, dov'era? 27 addirittura. Questa è arma pesante, però è un'armatura pesante. E noi non voglio utilizzare armatura pesante sul nostro personaggio. Armature leggeri e più. Cioè, vanno bene. Un arco. E andiamo per la nostra strada. La nostra strada. Ah no, una di queste dovevamo uccidere. E allora, proprio per questo io sono incuriosito e voglio salire là sopra. Può essere che troviamo un altro cesto. Un altro cesto. Un altro baule. Perciò non voglio avanzare un attimo. Voglio controllare qui. Anche se ci sarebbe da giocarlo un po' più attentamente, perché lo so, sto andando di fretta perché non voglio annoiarvi. Vai. Boom. Perfetto. Addirittura medium armor. Questa la utilizziamo anche per vedere come cambia il nostro personaggio dal punto di vista estetico. Allora ci dà 26 armatura rispetto alla nostra che ci dà soltanto 1. E siamo diventati più che altro un guerriero. Non abbiamo abiti magici, come possiamo vedere. Sì, siamo un guerriero proprio. Sento. Ah no, li ha uccisi tutti questo qua. Quello è un giocatore. Quello là di prima non era un giocatore, perché questo gli vedo la vita verde. E ha preso sicuramente il guerriero. Donna. Elfo alto. Un guerriero elfo alto. Sicuramente un paladino, che sarà una sorta di supporto. No, qui non c'è nulla. Ah no, il baule è aperto? Il baule è aperto, ma io non ero venuto qui. Oh sì. Ma io ero. No, io stavo qui, stavo. Oppure se per caso qualche giocatore online mi apre il baule, io non posso aprirlo. Eh no, se questa è una cosa veramente. Cioè, chi arriva prima prende il baule? Non penso. Non penso. Search. Gold. Quanto ci manca? Vediamo un attimo quanto ci manca alla. No, ci manca abbastanza. Un altro po', quasi 1000 di esperienza ci manca. Perciò non rimaniamo qui. Voglio avanzare. Per avanzare dobbiamo andare qui a destra. Qui sopra. Devo dire che la scelta dei vari giocatori online sono personaggi. Sì, quasi tutti i Dragon Knight stanno scegliendo. Ho visto qualche mago. Parla con l'Iris.
Damn it! Destroying the Sentinel must have triggered these wards. We'll need to find another way in. Maybe Cadwell can help us. Cadwell is the oldest of the Soul Shriven. After years of torment, Soul Shriven usually go insane and turn feral. But not Cadwell. He was already insane before he left Tamriel. Mad as a box of frogs, but completely harmless. You'll see. Okay. Cadwell sees things as he wishes them to be. To him, Cold Harbor is a wondrous place. It's his home. And he knows it like the back of his hand. He's usually down by the river. Let's go find him. Ok, andiamo. Andiamo. Talk to Cadwell. Cadwell. Let's go. Aspetta. Ah, no, non è più qui? Non è più qui, devo parlare prima. Ah, ecco perché lì avevo intravisto tutti quei player che stavano intorno a un NPC. Quindi sicuramente è qui. Anche questo sta andando lì. Ha una pentola in testa. Non sta bene questo, ragazzi. Parliamo. Hello, what's this? Out for a stroll then? Lovely day for it. You must be Cadwell. Sir Cadwell, yes, indeed, a pleasure. And fair Lyris, good to see you, my dear. How are you then? We're trying to get inside the Prophet. Oh dear, oh dear. Well, that is inconvenient, isn't it? Tell you what, I happen to know another way in. Much more of a scenic route. Rather a fun little jaunt, actually, full of traps and corpses and nasty beasties filling up the bits in between. Addirittura. Rather cautiously, I expect. Watch your step, hold your nose, and do mind the traps. There'll like as not be a fair dose of running and skull bashing as well. Dov'è l'entrata? Dimmi dov'è l'entrata di questa scorciatoia. Di questa, sì, scorciatoia oppure, sì, passaggio segreto. Follow the river. You'll find the door to the Undercroft at the water's end. Once you're inside, stick to the light and you'll find a ladder that will take you right up to the Prophet straight away. Do give him my best. Thanks, man. Best of luck. Do check in. Ah, possiamo chiedere altre cose. Come fai a conoscere Lyris? Parlami di te. Non so se parlare oppure, cioè, scoprire altre cose, ma non parlo perché, anche per il fatto che non riesco a capire tutto bene. Io spero nell'uscita del gioco in italiano, perché lo voglio rigiocare poi per capire bene e a fondo la storia. Noi, così come lo stiamo giocando noi, è per capire leggermente, dare un filo logico a tutte le nostre vicende che poi andremo a fare, a vivere. Tu mi muori, caro amico, tu muori. Non ho chiesto il tuo aiuto. No, bellissima però la cosa che fa. Fighissima l'armatura. Sicuramente questa è Dragon Knight. Dragon Knight sicuro al 100%. È bello anche quella classe. Noi, visto che ci stiamo, io avanzerei e però ucciderei anche i nemici che ci vengono di fronte, perché è sempre esperienza. Ah, però devo controllare. Vediamo un attimo. Voglio vedere. Perché non me la lancia? Ah, ucciso. Voglio vedere in terza persona come l'animazione. No, è bellissimo. Guardate. Boom! Perfetto. Gold. Allora, vediamo un attimo dove dobbiamo andare. Ah, il passaggio segreto è per di qua. Stiamo andando bene. Sto andando bene. La direzione è giusta. Però ragazzi, lo sai che vi dico? Intanto qui ci sta la porta. Voglio vedere se trovo qualcosa. Ma non c'è altro. Non c'è altro. E intanto sta arrivando un altro giocatore. Marry him. Un orco. Un orco. Anche lui Dragon Knight. Tutti Dragon Knight. In questo gioco saranno tutti Dragon Knight. È mio questo, non me lo rubare. Come ti chiami tu? Anti... Guardate quanti giocatori! Ah, anche questo è un mago. Però lui è allo staff iniziale. Al bastone iniziale. Però io, ragazzi, vi saluto. Mi metto qui. No, in terza persona, devo salutare. Allora, ragazzi,
Sta andando avanti. Dobbiamo uscire in qualche modo da questa prigione. Spero di farlo al più presto. Vi ricordo di lasciare, come sempre, un commento, un bel mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao!